In Serie D l'Atletico non ha approfittato pienamente della sconfitta casalinga della capolista a tutto cuoio, pareggiando 0-0 Siboni col Mezzolara che a metà ripresa ha pure fallito con Villa un calcio di rigore. I piacentini, che hanno sprecato molto in zona gol, sono ora a meno 2 dalla vetta. In eccellenza non conosce soste la marcia della Lupa, vittoriosa 1-0 a Noceto, con i tifosi dei biancorossi a seguire la partita fuori dai cancelli. La squadra di Viali ha dominato il campo, realizzando con Marrazzo il gol decisivo alla fine del primo tempo. In classifica la Lupa conserva 8 punti di vantaggio sulla Correggese, che domenica prossima arriverà al Garilli per tentare di rimettersi in gioco. Scivolone invece il Fiorenzuola ha battuto in casa 1-3 dal Colorno. Questa è la successione delle reti, ospiti avanti al quarantesimo del primo tempo con Roncalati, autore di un pregevole pallonetto, pareggio su rigore di Pizzelli, rete di Carafini al 25esimo della ripresa sugli sviluppi di un corner e 3-1 definitivo di Roncalati allo scadere. Sconfitta interna con lo stesso risultato anche per il Royal Fiore, superato dalla Folgore Bagno. Di Martinelli su rigore l'unico gol dei piacentini. Nell'edizione di ieri sera, Gold Time ha celebrato le 600 panchine di Celegrassi e le 200 di Mario Sparzagni. In studio con loro Giovanni Gaudenzi, portiere del Vigolzone, e Giuseppe Commisso, difensore della Lupa. Proposte le sintesi delle partite di Atletico e Lupa, di Castellana del Bosco e Salmatese Podenzano. Dall'altro village, riflettori sul settore giovanile del Carpaneto. Stasera alle 21, nuovo appuntamento con la trasmissione di Daniele Losi. Giovani del Carpaneto.